Bentrovati a una nuova puntata di Umbria Week, il rotocalco settimanale di informazione, cultura e società prodotto dall'agenzia videogiornalistica Avinews di Perugia. Apriamo la puntata parlando di cultura con l'evento Isola del Libro Trasimeno, che si è concluso nella suggestiva cornice della terrazza dell'hotel Lido sul lungo lago di Passignano sul Trasimeno. Tanti caffè letterari che hanno arricchito questa quinta edizione, tra cui l'incontro con il presidente del Senato Pietro Grasso, che ci racconta Carla Adamo. La quinta edizione dell'Isola del Libro Trasimeno con i suoi caffè letterari si è chiusa con la presenza del presidente del Senato Pietro Grasso, autore del libro Storie di sangue, amici e fantasmi. Un'opera che a 25 anni dalle stragi di Capaci e Via D'Amelio ripercorre quell'importante stagione di lotta alla mafia attraverso gli occhi di chi vi ha partecipato. Storie di sangue perché purtroppo la storia della mafia, la storia contemporanea è piena di tanti omicidi di uomini che sono morti soltanto per fare il proprio dovere, tante istituzioni che sono state colpite, quindi ecco il perché il sangue. Amici perché sono stati uccisi anche tanti amici e colleghi che appunto ho avuto la fortuna di vedere accanto a me e poi non trovare più, come in una trincea in cui rimani solo, con un grande senso di colpa per essere sopravvissuto. E poi fantasmi, il fantasma principale è sempre stato per me Provenzano, il capo della mafia che è stato latitante per 43 anni. E lui si è portato nella tomba tanti misteri e quindi sono rimasti questi fantasmi ad aleggiare intorno, e noi speriamo sempre che attraverso una ricerca strenua della verità si possano quantomeno si possa dar corpo a questi fantasmi. Un libro che ha ulteriormente impreziosito dalla prefazione del Presidente della Repubblica e che ha una importanza che adesso non voglio usare un termine, ma potremmo anche definirlo storico, perché è una testimonianza di chi quella stagione l'ha vissuta, e l'ha vissuta, se non ricordo male, era di turno, per esempio, quando ci fu l'omicidio di Piersanti Mattarella. Quindi sicuramente è una testimonianza attendibile, diremmo. Oltre al Presidente ci abbiamo anche altri ospiti molto illustri, perché a partire dal Cardinale, al Procuratore Generale, all'Onorevole Bracco, al Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, dico, è un bel parterre. E con questo finiamo le elementari, perché sono 5 anni che facciamo i caffè letterari, un altro anno ci saranno le superiori, vediamo un po'. Questa quinta edizione a Passignano, possiamo tracciarne un bilancio? Ottimo, direi ottimo, perché dall'amministrazione comunale che ci ha ospitato in maniera eccellente, alla rispondenza del pubblico che chiaramente, non avendo impedimenti, essendo molto più libero e molto più comodo raggiungerci in questo luogo, è aumentato notevolmente. Caffè letterari di 150 persone, 200 persone non l'avevamo mai avuto. E adesso andiamo a Marsciano, dove le aziende Iris Display e Wonderware hanno promosso un convegno al quale ha partecipato anche il vice ministro dell'Economia e delle Finanze Enrico Morando, il quale ha illustrato il piano nazionale Industria 4.0. Sentiamo Nicola Torrini. Per Industria 4.0 si intende quel processo di connessione tra sistemi fisici e digitali che prevede l'utilizzo di macchine intelligenti, automatizzate, interconnesse e collegate a internet per migliorare le condizioni di lavoro, aumentare la produttività e la qualità produttiva degli impianti. Per valutare le opportunità di sviluppo legate a questa quarta rivoluzione industriale, le aziende Iris Display e Wonderware hanno promosso un convegno a Marsciano a cui ha preso parte anche il viceministro dell'Economia e delle Finanze Enrico Morando, il quale ha illustrato il piano nazionale Industria 4.0 che ha tra i suoi principali incentivi l'iper e il superammortamento. Abbiamo fatto, ed è perfettamente in vigore in questo momento, una norma che sta determinando un volume di investimenti molto significativo
sia in macchinari di tipo più tradizionale sia in macchinari più avanzati con un livello di innovazione tecnologica più spinto. Naturalmente sono norme che non sono sostenibili finanziariamente per il bilancio dello Stato per troppi anni. Tuttavia io penso che sia indispensabile una conferma ancora per un periodo. Alle politiche nazionali si aggiungono poi quelle complementari sviluppate dalla Giunta regionale dell'Umbria. Si tratta, per quanto ci riguarda, quindi di accompagnare questo percorso con particolare riferimento alle imprese di minori dimensioni, di facilitare l'accesso anche attraverso strumenti di ingegneria finanziaria e di realizzare un'operazione fondamentale, quella delle persone, e quindi lavorare sulle competenze, acquisire per quanto possibile un livello di intervento sulle politiche attive del lavoro che consenta di poter diffondere quel livello di conoscenza che è fondamentale per poter poi partecipare ai grandi processi di trasformazione tecnologica e digitale in atto. Durante i lavori è stato inoltre messo in evidenza il fondamentale legame in questo campo tra università e mondo imprenditoriale, soprattutto negli ambiti della ricerca e della formazione. Sono molto molto sorpreso dell'interesse enorme, molto 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 al di sopra delle aspettative. Da quanto abbiamo dalla nostra attività di scouting c'è moltissimo da fare, nel senso che poi a partire c'è stato un certo timore, perché comunque l'intervento è di una certa dimensione, quindi però ora tutti gli operatori del settore si stanno rendendo conto che non si possono tenere fuori da questo passaggio. Ci spostiamo a Montefalco, dove è andata in scena la 38esima edizione di Enologica, manifestazione che celebra il Sagrantino a 360 gradi. La promozione di questo vino e del sistema nato attorno ad esso passa anche attraverso associazioni del territorio come la Strada del Sagrantino, come ci racconta nel servizio Rossana Furfaro. Un modello che viene esportato in tutto il mondo, frutto di condivisione tra i produttori e la realtà sociale, che ha portato alla promozione del territorio, della cultura, del paesaggio e dell'ambiente di Montefalco. Nelle parole del sindaco Donatella Tesei, pronunciate in occasione di un convegno durante Enologica 2017, c'è la sintesi di quello che viene definito il sistema sagrantino, che proprio l'evento Enologica, con le sue mostre fotografiche e degustazioni guidate, cooking show, tour enogastronomici ed eventi in cantina per turisti e wine lovers, sa esaltare. Organizzata da Consorzio Tutela Vini di Montefalco, Comune di Montefalco e Associazione La Strada del Sagrantino, Enologica ha vissuto quest'anno un'edizione speciale per la celebrazione dei 25 anni della denominazione DOCG Montefalco Sagrantino. Un traguardo importante per questo vino, ambasciatore della Regione Umbria nel mondo, che ha saputo conquistarsi un posto nell'Olimpo che accoglie i più pregiati nettari degli dèi. Tra i più attivi nella promozione del suo terroir c'è la Strada del Sagrantino, associazione che riunisce produttori vitivinicoli e collabora con altri soggetti interessati alla promozione enoturistica. Cerchiamo di coinvolgere il turista, che è interessato in generale, a scoprire questo territorio a 360 gradi, oltre a fare degustazioni particolari di questo vino, quindi conoscere quello che è proprio il prodotto, riescono attraverso pacchetti o attività a conoscere questo territorio, quindi vanno in cantina dove fanno la visita guidata con il produttore, fanno le passeggiate in vigna per conoscere proprio la pianta, la terra da cui nasce poi questo vino. Poi facciamo la scoperta di questo territorio attraverso bike tour oppure attraverso trekking che parte dal borgo per scoprire poi il paesaggio e arrivare dal produttore. L'attività di promozione prosegue anche nei mesi di novembre e dicembre, notoriamente più deboli da un punto di vista turistico, ma che trovano nei paesaggi del Sagrantino un alleato vincente.
In questo periodo dell'anno, infatti, le foglie delle viti assumono i suggestivi colori caldi dell'autunno. Da qui l'idea di un cartellone di eventi, colori d'autunno, il foliage della vite del Sagrantino, un contest fotografico dal sapore social che mette in palio la partecipazione gratuita ad eventi ed iniziative organizzate dalla Strada del Sagrantino. Falegnameria Mastrini, produzione e vendita di infissi, arredamento per interni ed esterni a Cerqueto di Marciano. Soluzioni in legno, originali e su misura, per abitazioni private e negozi. Falegnameria Mastrini, dove l'artigianalità si fonde con la qualità. Natura, cuccioli e tanto divertimento. Lasciati stupire dai personaggi delle fiabe, dagli spettacoli a tema e da uno dei rettilari più importanti d'Europa. Vieni a scoprire tutte le sorprese al Parco Città della Domenica a Perugia. Per calendario eventi e prezzi visitate il sito www.cittadelladomenica.it. Bartoccini, dove c'è amore? E ora a Ponte San Giovanni di Perugia per Velimna, gli Etruschi del fiume, manifestazione rievocativa organizzata dalla Proponte. Anche in questa edizione non è mancata la cena sul fiume con i prodotti delle aziende del territorio, come il gruppo Grifo Agroalimentare, ci dice di più Nicola Torrini. A circa 2500 anni di distanza sono ancora numerose e ben visibili le testimonianze giunte fino a noi dell'origine etrusca della città di Perugia. Tombe, necropoli, mura, pozzi e archi che ci riportano a un'antica civiltà per molti versi ancora misteriosa. Per celebrare questo popolo e conoscerne meglio usi e costumi, nella frazione perugina di Ponte San Giovanni per il 15° anno consecutivo si è svolta Velimna agli Etruschi del fiume. La manifestazione rievocativa organizzata dalla Proponte ha riportato in vita la civiltà etrusca con ricostruzioni di scene di vita dell'epoca, dimostrazioni, laboratori didattici, mostre e convegni. A chiudere anche questa edizione di Velimna, come ogni estate, la tradizionale cena etrusca sul Ponte Vecchio, organizzata in collaborazione con le aziende del territorio, tra cui il gruppo Grifo Agroalimentare, che ha la sua sede proprio a Ponte San Giovanni. Una partecipazione con i prodotti enogastronomici. Considerate che Velimna è la 15ª edizione, forse è la manifestazione etrusca più importante dell'Umbria. Perugia ne è la, dico, capitale della parte Etruria. Le sue frazioni, Ponte San Giovanni, lungo il corso del fiume hanno sempre stabilito un contatto diretto con questa storica origine. La Grifo non può far meno nell'ambito dei prodotti agroalimentari, prodotti della terra, territorio umbro e perugino. Nel corso della serata sono stati così serviti piatti realizzati anche con prodotti del gruppo Grifo. La cooperativa ponteggiana, d'altronde, oltre al tradizionale latte grifo, produce anche prodotti caseari e gastronomici, legumi, cereali e vino. Tutto Made in Umbria è sempre stata la nostra marchio Made in Umbria, quindi noi cerchiamo di fare proprio il prodotto locale, vendendolo in giro per i nostri territori, fuori, e fare in modo che la gente ci conosca e ci possa stare sempre più vicino. In questo momento di grande difficoltà un po' per tutti, cerchiamo di fare cooperazione fra tutti in modo tale che salviamo il territorio e chi sta dentro questo territorio.
Grandi campioni dello sport, solidarietà e divertimento allo Sport Village Forza e Coraggio, organizzato al Centro di Intrattenimento Gherlinda con la collaborazione di Associazione Giacomo Sintini e CONI Umbria. Ci racconta tutto Carla Adamo. Una 2 giorni dedicata allo sport, alle famiglie e alla lotta contro il cancro. Ha riscosso grande successo, confermando le attese, la seconda edizione di Sport Village Forza e Coraggio. L'iniziativa, ospitata al Centro di Intrattenimento Gherlinda, è organizzata con l'Associazione Giacomo Sintini e la collaborazione del CONI Umbria. Sono veramente molto felice che anche quest'anno riusciamo a ripetere questo evento importante sportivo, che ha una doppia valenza: mettere insieme le persone attraverso lo sport e comunicare a loro messaggi di speranza per la lotta al cancro. E diciamo che questa squadra CONI regionale Umbria, Gherlinda e Associazione Giacomo Sintini sta funzionando molto bene. Siamo molto affiatati, molto ben coordinati e devo dire motivati a continuare questo impegno anche negli anni prossimi. Nel grande villaggio dello sport allestito nella struttura di Ellera di Corciano, i partecipanti e soprattutto bambini e ragazzi hanno potuto cimentarsi in tante attività e discipline sportive sotto la guida di istruttori di calcio, pallavolo, basket, tennis, baseball, judo, kung fu, tai chi, taekwondo, freccette, pattinaggio, danza, ginnastica artistica, rugby, bocce, scherma e tanto altro. Affluenza enorme da parte di giovani, giovanissimi, che stanno provando tutti i vari sport, 20 federazioni tutte impegnate con tecnici a far promuovere tutti i vari sport. Ospiti illustri hanno voluto dare la loro testimonianza e il loro contributo per la diffusione degli importanti messaggi che lo Sport Village porta con sé. Marco Materazzi, ex calciatore e campione del mondo 2006, e Lorenzo Bernardi, allenatore della squadra di pallavolo Sirsafe di Perugia, infatti, hanno partecipato all'iniziativa e incontrato il pubblico presente. Sport e solidarietà, dunque, hanno vinto ancora. Per la rubrica Focus Aziende parliamo di calvizia e della possibilità di trattarla con un metodo nuovo, l'ICN, praticato a Perugia nel salone parrucchieri di Claudio Barcaccia. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Rossana Furfaro. In tema di bellezza e salute dei capelli, il Salone Beauty a Perugia non avrebbe niente da imparare, ma si sa, si diventa grandi solo quando si ha il coraggio di crescere. La crescita in questo caso viene dall'attenzione verso l'innovazione, cosa che l'hairstylist Claudio Barcaccia con il suo team di collaboratori coltivano quotidianamente. Da qui la scelta di proporre ai clienti che hanno problemi di calvizia un nuovo trattamento chiamato ICN, infoltimento capelli naturali, in collaborazione con l'azienda Trico Kalos. Per infoltire una piccola parte di cuoio capelluto, infatti, al di là delle cure topiche con integratori, si può ricorrere all'autotrapianto, ma dove la zona da riempire è più estesa, questo non basta. Grazie a un sistema brevettato creiamo, diciamo, un calco su misura che si adatta perfettamente alla zona che dobbiamo riempire e riusciamo a soddisfare qualsiasi esigenza grazie, diciamo, a questo nuovo sistema, che è una pellicola molto sottile dove vengono impiantati i capelli e vengono impiantati ovviamente grazie a questo calco che si prende e che diciamo così ricrea le condizioni ottimali, diciamo, morfologicamente parlando, adatte a soddisfare qualsiasi esigenza sia nell'uomo che nella donna. Consiste in una membrana sottilissima fatta di silicone, lo stesso materiale viene usato per le protesi mammarie, quindi vengono innestati dei capelli veri. Dopodiché, anticamente si usavano delle colle o dei tape, invece oggi abbiamo inventato un sistema a ventosa, quindi non abbiamo più una colla, non abbiamo più un tape, ma un sistema innovativo dove viene fatta aderire su quello capelluto per un mese e mezzo, ti permette di fare tutto ciò che vuoi. Lo si può usare per qualsiasi tipo di attività, non si stacca, neanche se uno va in palestra, fa sport, va in piscina, può andare a farsi i capelli da un altro parrucchiere, può farci le mesh, può farci il colore, può farci qualsiasi cosa, li tratta come se fossero dei capelli assolutamente naturali. E a sentire chi l'ha provato c'è da crederci.
qui a Perugia ce l'ha, lo fa solo Claudio Baccaccia nel suo studio. È assolutamente personalizzato il tutto, è un qualcosa che a me personalmente mi ha dato molte soddisfazioni, cioè oggi se riesco ad avere questa naturalezza di capelli, riesco ad andare al mare, in piscina, tra virgolette, a sembrare un po' più giovane, è grazie a questo sistema. La moda casual a Bastia Umbra ha un solo nome e un solo indirizzo, via Roma 45. Abbigliamento, accessori e calzature per lui e per lei. Collezioni fresche alla moda per chi non vuole rinunciare a qualità e classe. Via Roma 45. Vestiti di stile. Da 40 anni perseveriamo nella nostra mission, promuovere ovunque l'evoluzione dei nostri marchi. Jeep e i suoi modelli storici, Wrangler, Cherokee, Grand Cherokee e la nuova arrivata Renegade. Kia, Sportage e tutta la gamma, incluse le elettriche e le ibride. Citroen, la nuova C3, i suoi modelli evolutivi e la linea Luxury DS. Con la vasta gamma di veicoli commerciali. Vieni a provare le nostre auto e a conoscere le nostre offerte. A Perugia, a Terni, a Foligno e a Città di Castello. Ti aspettiamo! Incaltiber da oltre 40 anni nel settore edile. Esperienza e cordialità al servizio del cliente e oltre 3.000 articoli e materiali da costruzione nelle sedi di San Martino in Campo e Santa Sabina. Incaltiber, dalle fondazioni al tetto, tutto per la casa. C'era anche la concessionaria Rossi Mercedes-Benz all'Umbria Green Festival di Terni con un corner espositivo in Piazza della Repubblica, dove è stato possibile provare anche la nuova Smart Fortwo Electric Drive, vettura in cui l'elettronica gioca un ruolo chiave. Ce ne parla Nicola Torrini. La sostenibilità come orizzonte di una nuova economia è stato anche quest'anno il filo conduttore di Umbria Green Festival, manifestazione alla sua seconda edizione promossa dalla società Tecne nella città di Terni. Nel corso del festival oltre 50 importanti relatori si sono confrontati sui grandi temi della gestione del territorio, del turismo sostenibile, della mobilità elettrica e dell'energia, dell'alimentazione e dei cambiamenti climatici. Argomenti questi su cui si sono incentrati non solo dibattiti e convegni, ma anche spettacoli, laboratori per ragazzi, eventi musicali, reading e presentazioni di libri. Le piazze del centro storico sono inoltre divenute una vetrina per le aziende che producono e commercializzano auto, bici e moto elettriche. Tra queste la concessionaria Rossi Mercedes-Benz e Smart presenta l'evento con un corner espositivo in Piazza della Repubblica, dove è stato possibile provare anche la nuova Smart Fortwo Electric Drive, vettura in cui l'elettronica gioca un ruolo chiave. Per esempio, tra le strumentazioni di cui è dotata vi è anche una tecnologia per il recupero di energia e la ricarica delle batterie in movimento. Questo grazie a un radar frontale che ottimizza l'effetto freno-motore riducendolo al minimo in caso di via sgombra da altre auto e accentuandolo in situazione opposta. Tra gli optional di cui può disporre c'è poi uno speciale altoparlante che produce un rumore caratteristico per avvisare i pedoni e gli altri utenti della strada dell'arrivo della silenziosissima Smart, dispositivo che adegua da solo il volume in funzione della velocità. E adesso motori con Satiri Auto, che è diventata concessionaria ufficiale della Ford. Siamo stati all'inaugurazione dei nuovi spazi dedicati all'esposizione delle vetture della casa automobilistica statunitense. Vediamoli con Carla Adamo. È nata nel 1966 a Gualdo Tadino e proprio qui la Satiri Auto, ormai una realtà dai numeri importanti, porta il marchio Ford, dopo essere divenuta concessionaria ufficiale della casa automobilistica statunitense.
La nuova sede in via Flaminia, chilometro 188, dotata di 400 metri quadrati di superficie per esposizione di auto, officina service, carrozzerie e magazzino ricambi. 10. Le persone impiegate che vanno a implementare l'organico della sede storica di Satiria Gualdo, che conta 34 unità. Noi siamo orgogliosi di ripartire da qui, dalla città di Gualdo Tadino, con questo nuovo brand Ford, che è un brand all'avanguardia tecnologica, che fa della tecnologia il suo cuore strategico. Infatti presenta dei modelli che sono all'avanguardia non solo dal punto di vista di sicurezza, ma anche dal punto di vista dell'infotainment interno. L'inaugurazione della sede, non a caso, avviene nel periodo di lancio della nuova Ford Fiesta. È l'auto più tecnologica del suo segmento. È stata definita così da moltissimi giornali perché appunto presenta all'interno dei sistemi digitali estremamente avanzati e addirittura ha ottenuto 5 stelle Touring Cup. Un'azienda, Satiri Auto, che ha il suo motore nella famiglia Satiri e che è cresciuta con dei valori ben precisi. Se siamo arrivati qui oggi è soprattutto grazie ai nostri collaboratori, dipendenti che mettono tutti i giorni il loro impegno e la loro dedizione e la loro passione nel proprio lavoro. Noi siamo cresciuti appunto tutti quanti con la Satiri Auto, ma soprattutto mi ha fatto piacere ricordare anche due importanti insegnamenti dei miei genitori, e uno è la passione e l'amore per il proprio lavoro, e poi un'altra cosa che ho voluto ricordare è la passione e l'impegno che hanno messo i miei per costruire questa azienda. Valori di cui fa parte anche il radicamento dell'azienda sul territorio. Cosa c'è di meglio di essere qui questa sera per dire innanzitutto grazie a questa azienda, ma anche per augurargli, perché no, ulteriori nuovi successi, nuove aperture, perché da un'azienda di famiglia si sono trasformati in una grande realtà del centro Italia, non solo umbra, che secondo me ha meritato tutto il successo che sta avendo. Nuovi progetti infatti interessano l'attività di Satiri Auto, che ha annunciato una nuova apertura il prossimo anno a Città di Castello. Purtroppo la nostra fascia appenninica non gode di ottima salute dal punto di vista economico, quindi partecipare a delle inaugurazioni come quella della famiglia Satiri ci vede particolarmente orgogliosi, soprattutto per chi vive il territorio stesso. A Corciano ha aperto una nuova attività, si chiama Mon Petit Village ed è dedicata al mondo degli animali. Scopriamo insieme tutti i servizi che offre. Corciano si arricchisce di un nuovo centro specializzato per gli amici a quattro zampe. In via Milcare Ponchielli 3 a Ellera ha aperto i battenti Mon Petit Village, un vero e proprio villaggio per gli animali di 1300 metri quadri, suddivisi tra i due piani di cui si compone la struttura. Abbiamo al piano terra un pet shop, quindi vendita di alimenti di tutte le marche, cura e igiene, abbiamo una farmacia veterinaria al suo interno e una toilettatura. Mentre al piano superiore troviamo un centro di addestramento, riabilitazione in acqua con una macchina veramente unica nel suo genere, ma credo in tutta Italia, e addestramento indoor. A questo si aggiunge un'area garden, ma il core business di Mon Petit rimane il pet shop, con un universo di accessori prodotti per l'alimentazione, la cura e l'igiene degli animali, senza trascurare la loro salute grazie al supporto del medico veterinario della struttura. Chi viene da noi sono soggetti soprattutto ortopedici e neurologici nel pre e nel post-operatorio, come aiuto a un migliore recupero, anche per velocizzare il recupero dopo un intervento chirurgico, ma anche nei soggetti anziani che hanno bisogno di fisioterapia perché artrosici, o gli obesi per fare un po' di sport, integrare oltre ad una dieta alimentare anche con il movimento, ma anche semplicemente per lo sportivo che vuole potenziare la possibilità con esercizi mirati attraverso l'idroterapia, che è molto utile anche per i soggetti sportivi per recuperare. Presenti anche rappresentanti della politica locale che hanno voluto porgere il loro personale incoraggiamento verso la nuova attività commerciale. Sicuramente è sempre una buona notizia quando c'è un'attività che inaugura. Ha
Assolutamente, assolutamente, è una buona notizia per il nostro comprensorio, perché ritengo che questo non sia un semplice negozio. Se noi vediamo il negozio solo come portatore di merci, dove le merci si acquistano e si vendono, questo è qualcosa di più, è qualcosa che agisce molto sul servizio. E è molto importante che gli esercizi commerciali abbiano invece questo valore aggiunto del servizio, non solo il prodotto ma anche il servizio, che è imprescindibile, rimane una cosa unica, e questo negozio ne rappresenta veramente la tipologia a livello molto alto. È con grande piacere veramente, insomma, che sono qui oggi. Loro sono anche, tra l'altro, amici, insomma, li conosco bene, quindi per loro, insomma, veramente l'in bocca al lupo più grosso, insomma, che gli posso fare. E questo era il nostro ultimo contributo. Vi ricordo che potete rivedere tutti i servizi andati in onda nel canale YouTube di Avinews. Vi invito inoltre a seguire anche le nostre attività di agenzia nei social network Facebook, Twitter, Google+ e Instagram. Da Cristina Biondi e dalla redazione di Avinews è tutto, non mi resta che salutarvi augurandovi un buon proseguimento di programmazione.